Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta mandorle e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, olio di semi di girasole, zucchero, farina di tipo 00, fecola di patate, pasta d'arancia o scorza di un'arancia grattugiata, amaretto di saronno che è facoltativo, latte caldo, sale, mandorle a pezzetti e gocce di cioccolato e lievito per dolci vanigliato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova. E lo zucchero. Chiudere con il coperchio senza il misurino ed azionare il bimby per 6 minuti. 37 gradi, velocità 4. Azionare il bimby per 2 minuti a velocità 3 e dal foro unire il latte, l'olio. Aggiungere la farina, la fecola, il sale, il lievito, l'amaretto di saronno e la pasta d'arancia. Ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Aggiungere le mandorle e le gocce di cioccolato. Amalgamare con la spatola. Versare in uno stampo da 20-22 cm ben imburrato. Mettere sulla superficie altre gocce di cioccolato. E le mandorle a lamelle. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare prima di rimuovere dallo stampo e servire. Torta mandorle e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!